Allora, per quanto riguarda i tiroli, non so se avete notato, ci dovrebbe essere una specie di sequenza logica. La sequenza logica qual è? Abbiamo visto gli alcoli, R o H, giusto o no? Siamo d'accordo? Abbiamo visto gli eteri, R o R, siamo d'accordo? All'interno degli eteri abbiamo visto che cosa? Gli eteri ciclici e un particolarissimo etere ciclico che sono gli epossidi. È chiaro, sì o no? Mi sembra ovvio che il seguito, che cosa sarà? Richiederà prima di tutto i tioli, che sono i composti invece che come i corrispettivi degli alcoli, solo che al posto dell'ossigeno mettiamo lo zolfo, e poi che cosa ci saranno? Immediatamente dopo ci saranno le ammine. È chiaro che invece di avere il gruppo OH oppure il gruppo SH, che cosa avranno? Il gruppo NH2. È chiaro a tutti? Benissimo. Allora, cominciamo con la cosa più semplice, da dove si parte sempre. Cominciamo ad analizzare la nomenclatura. Se la desinenza per gli alcoli era olo, per i composti dello zolfo è tiolo. È chiaro o no? Quindi vedete bene, qui è la catena base, parte da che coinvolge lo zolfo, è chiaro, ed è lunga, quanto è lunga? 1, 2, 3. È chiaro, sì o no? Ok? Solo, scusate, stupidaggine, sono fuso. Non è qui proprio stupidaggine somma. 1, 2 e 3. È chiaro, sì o no? E questo non è certo la catena base, abbiate pazienza. Quindi voi avete la catena base lunga 3, quindi avete un propano, propantiolo in posizione 2, e in posizione 2 avete anche il metile. È chiaro a tutti? Benissimo. Naturalmente si può anche usare l'altra, mi sembra che il nome corretto sia radical funzione. Se avete, non so cosa sta cercando, appoggiamolo, non devi, stiamo zitti, non devi scrivere nulla. Allora, ho detto, se noi abbiamo, come c'è, se, questo come si poteva chiamare anche, se ci fosse stato l'OH, 2-metil-2-propanolo, è chiaro o no? Oppure alcol terzo butilico, giusto? Al posto di alcol, se c'è il gruppo SH, si usa il termine mercaptano. Capito? È chiaro? Benissimo. Naturalmente potete anche avere una versione un po' più varia, e cioè i corrispondenti degli eteri, che cosa saranno? Si chiamano solfuri. Va bene? Qui ovviamente dimetilsolfuro, qui etilmetilsolfuro in ordine alfabetico. È chiaro, sì o no? Sentiamo la domanda. Non è la nomenclatura ufficiale, sarebbe 2-metil-2-propandiolo, ma si può usare anche questa nomenclatura, esattamente come prima c'era alcol etilico o etanolo. È chiaro? La iupa che è con olo. Invece l'altra si chiama radical funzione, si può anche usare, ma diciamo che quella più importante è la IUPAC. Va bene? Chiaro? Benissimo. Notate, qua, anche qui voi avete un sostituente in posizione 2 e questo sostituente metiltio. È chiaro? Quando l'etere diventa un sostituente si usa il prefisso tio. Chiaro? Secondo me ci stava anche un dimetil tio. Comunque ho preso questi esempi della nomenclatura. Ora, qui notate la prima grossa differenza quando voi avete un ossigeno e invece quando avete lo zolfo. Quando avete un ossigeno, che cosa succede? Ci può essere l'ossidazione negli eteri? Gli eteri si ossidano? Assolutamente non si hanno reazioni di ossidazione, giusto? Gli alcoli si ossidano? Certo che si ossidano, primario e secondario.
È chiaro? Invece, terziario non si ossida e loro hanno una domanda un po' particolare, perché se siamo in ambiente acido e in ambiente basico, pardon, e acido, non ho acido, e c'è un ossidante, devono fare due passaggi. È chiaro? Perché l'ossidazione vera e propria non avviene. È chiaro? Allora, invece, quando io ho lo zolfo, che cosa succede? Avviene l'ossidazione. È chiaro? Scusate, avviene l'ossidazione del gruppo S. È chiaro? L'ossigeno non viene ossidato, invece lo zolfo sì. Cosa viene ossidato? Il carbonio, se avete l'alcol, il carbonio che è legato all'ossigeno, giusto o no? Ma l'ossigeno non aumenta il suo numero di ossidazione. Mettiamo via quello che non c'entra proprio niente. È chiaro a tutti? Il motivo per cui lo zolfo può fare questo lo intuite? Perché l'ossido può, perché lo zolfo può avere dei numeri di ossidazione superiori rispetto all'ossigeno e invece lo zolfo no. Scusate, lo zolfo sì, invece l'ossigeno non può essere ossidato. L'ossigeno dove si trova? Sulla seconda riga, giusto? Sì. Quindi se avete l'ossigeno, che cosa avete? Essenzialmente gli orbitali S e gli orbitali P, giusto? Invece lo zolfo, che cosa si ritrova? Ad avere sulla terza riga a disposizione, anche se non con energia vicinissima, noi abbiamo anche gli orbitali D. È chiaro o no? Quindi questo che cosa significa? Che ci saranno gli orbitali D disponibili per fare dei legami. In particolare, vi ricordo, retrodonazione, voi avete lo zolfo che ha due coppie, fa un regalo, una coppia all'ossigeno e si forma il primo legame dativo, ma l'ossigeno può fare un legame di retrodonazione, morale si forma un doppio legame. È chiaro o no? Naturalmente le coppie dello zolfo sono due, questo può essere ripetuto ben due volte. Chiaro a tutti? Quindi avete questi composti, solfossidi e solfoni, che non hanno un corrispettivo quando c'è quando ci sono gli alcoli o gli eteri. Capito bene? Ok? Benissimo. Qui per confronto vi ho fatto vedere solo che cosa succedeva, così ce lo ripassiamo bene, quando avevamo invece gli eteri, giusto sì o no? Lo vedete bene? Dimetossi, giusto? E dimetossi a che cosa corrisponderebbe a questa situazione? Metiltio. È chiaro? Secondo me dovrebbe essere dimetiltio. Chiaro? Sì o no? Al posto di ossi, che cosa avete qua? Tio. Chiaro? Allora, questi sono gli esempi che vi ho messo solo per fare il confronto. Notate che qui assolutamente obbligatorio, perché con due gruppi funzionali come faccio a dire che sono tutti e due importanti? Qui invece io potrei benissimo evitare la struttura ai tossi, giusto sì o no? Peccato che ci sia un OH che è più importante del gruppo etereo e quindi questo diventa un sostituente. È chiaro a tutti o no? Benissimo. Lo vedete bene, catena base lunga 5, in posizione 2 il gruppo funzionale più importante, quindi 2 pentanolo, e in posizione 5, quindi sull'ultimo gruppo, avete etano e ossigeno e quindi viene fuori etossi. Chiaro? Sì. Benissimo. Allora, solo un attimo. Vediamo di mettere via i cellulari, che perdo la pazienza adesso. Via! Via? Allora, siamo tutti d'accordo su questo? Benissimo. Ok. Vediamo adesso di vedere qualche altra piccola proprietà. Per quanto riguarda le proprietà fisiche, che cosa possiamo dire? Qui abbiamo un etantiolo, è giusto, e qui avete un dimetilsolfuro. Domanda molto semplice. Se io avevo qui l'ossigeno, giusto? E qui avessi avuto ovviamente l'ossigeno e quindi
qui avessi avuto un alcol e qui avessi avuto un etere. Mi seguite? Quindi etanolo oppure dimetiletere. È chiaro? Allora, ci sarebbe stata una grossa differenza dei punti di ebollizione, sì o no? Sì. Perché? Perché qui l'ossigeno non può avere il punto di... non può avere il legame idrogeno, non forma il legame idrogeno, invece da questa parte l'ossigeno forma il legame idrogeno. Se invece adesso analizziamo lo zolfo, che cosa succede? Lo zolfo ha una bassissima polarità. È chiaro, legame zolfo carbonio è pochissimo polare. Ok? Quindi si forma il legame idrogeno? Assolutamente no. E automaticamente, se non si forma il legame idrogeno, se osservate qui, che cosa avete? Cosa vuol dire? Che dovreste avere non il legame idrogeno, giusto? E neanche un legame polare. Andiamo a vedere il nome, così finalmente me lo ripasso anch'io, che io sono sempre negato per i nomi da studiare a memoria. Allora, che tipo di interazione? Va bene, ma voi dovete dare gli esami, io non più. Allora, stiamo zitti. Che tipo di legame avete? Allora, tutti i legami secondari sono legami, si chiamano forze di van der Waals, giusto o no? Ok? Invece, quando voi avete molecole non polari e non molecole non polari, le forze si chiamano forze di London. È chiaro a tutti o no? E le forze di London da che cosa dipendono? Dipendono essenzialmente dal peso molecolare. Capito bene? Se osservate a questo punto i tioli, che cosa si può dire? Che i tioli, se guardate i due composti che stavamo analizzando, che cosa si può dire? Che, solo un secondo, che cosa si può dire? Che tutte e due hanno lo stesso peso molecolare. È chiaro, sì o no? Sono due isomeri di... come si chiamano? Isomeri di struttura, perfetto. Ok? E hanno lo stesso peso molecolare, quindi ho detto che il legame SH conta pochissimo, quindi la differenza dei punti di ebollizione come sarà? Molto piccola, giusto o no? Non solo, ma se io analizzo questa molecola, se io faccio il confronto invece tra l'etantiolo e l'etanolo, che cosa trovo? Lo vedete bene. Metanolo 65 gradi, bolle. Questo qua, il metantiolo, che cosa bolle? A 6 gradi. C'è una... perché? Perché qui il legame idrogeno non c'è. Chiaro sì o no? Qui cominciamo ad allungare la struttura della catena. Allungando la catena, l'interazione di forza di London può crescere. Qui non è che cresca di molto, perché? Perché la forza del legame non è tanto dovuta alla lunghezza della catena, ma è dovuta soprattutto al gruppo H. È chiaro sì o no? Sì. Naturalmente poi quando la catena comincia ad allungarsi, le cose, comincia a contare la catena, e vedete che quando comincia a contare la catena, i due punti di ebollizione cominciano a essere simili. Chiaro a tutti o no? Sì. Quindi ricapitoliamo. Che cosa possiamo dire su questo? I tioli hanno un punto di ebollizione decisamente più basso rispetto agli analoghi alcoli, giusto? Tioli e solfuri non hanno una grossa differenza per quanto riguarda i punti di ebollizione, mentre invece gli alcoli e gli eteri avevano una grossa differenza. È chiaro a tutti o no? Benissimo, perfetto, sono tutte cose che trovate negli appunti abbondantemente, perfetto, ok, allora, qui c'è semplicemente il riassunto di tutte le cose che vi ho detto con la descrizione specificatamente del tipo, con l'identificazione quantitativa delle forze di attrazione. Posso andare avanti? Allora, cominciamo a vedere le preparazioni e per quanto riguarda le preparazioni, il metodo
uno dei metodi di preparazione che introduco subito, perché è collegato a quello che abbiamo già fatto, in cosa consiste? Nella sostituzione nucleofila. È chiaro, questo vale soprattutto per gli alogenuri primari. È chiaro, alogenuri primari? Ma ad esempio è scritto decano perché catena lunga favorisce nella reazione? O... Più che la catena lunga è che non me ne frega... Sì, diciamo. Allora, ho detto... Esaminando questo, tu che cosa devi notare? Due cose. La prima cosa è che l'alogenuro è un alogenuro primario perché lo iodio dove è legato a un, alcol, a un carbonio primario, giusto? Questo decisamente fa pensare all'SN2, non certamente all'SN1. Però io che cosa ti avevo detto? Vi avevo detto state attenti anche sul carbonio immediatamente precedente, il carbonio beta. È chiaro? Perché magari se potete avere un primario qua che non è... ramificato, ma anche se sul carbonio beta che si trova immediatamente prima avete delle ramificazioni, queste ramificazioni danno fastidio per la SN2 e l'abbiamo visto in particolare se avete dei metili che cosa può succedere? La trasposizione, è chiaro sì o no? Qui che cosa viene evidenziato? Che tu hai una bella molecola lineare che sia poi lunga 10 o che sia lunga 8 non è che cambi molto. E io che cosa ho? Un alogenuro, uno iodio che esce decisamente, un ottimo gruppo uscente. Vi ricordo che la forza dei gruppi uscenti, fluoro, cloro, bromo, man mano che vado verso il basso, sono buoni gruppi uscenti e quindi può entrare tranquillamente lo ione solfuro, ottenendo il chiolo che mi interessava. È chiaro sì o no? Invece bisogna stare attenti per quanto riguarda gli alogenuri secondari e soprattutto terziari. Ho detto che il solfuro è un buon nucleofilo, ma è anche una discreta base. Quindi automaticamente per secondari e terziari posso avere, nel secondario posso avere oltre alla formazione del tiolo anche eliminazioni, reazione di eliminazione. È chiaro? Nel terziario, senz'altro, soprattutto reazione di eliminazione E1. Chiaro? Sentiamo la domanda. Gli eteri, come reagiscono? Aspettate solo un attimo. Sì, vi avevo fatto un esempio, no? Di eteri in ambiente acido. Dunque... Ma anche gli eteri, come la reattività degli eteri non l'abbiamo fatta? Sì, però... Si protona e poi vai avanti. È una reazione semplicissima. Giusto? Giusto o no? Ma anche negli eteri. Non abbiamo fatto la reazione con gli eteri. Non l'abbiamo fatta? L'abbiamo fatta. Con gli eteri l'abbiamo fatta, arriva, si protona il gruppo ossigeno, se è uno dei due esce e si forma due parti, un alcol e un gruppo R+, che può attaccare qualsiasi cosa, un elettrofilo. Saltate quella domanda, va bene? Se poi ne avete bisogno di una, ne prendiamo di tra quelle del vecchio compito, ok? Va bene? Allora, stavo dicendo, via. Quindi sulle preparazioni delle tioli primari abbiamo discusso quello che è sufficiente. Quello necessario per preparazione di altri tioli, vedremo altre reazioni, è chiaro? Cominciamo anche a vedere una cosa più importante, il gruppo H, il gruppo SH è decisamente un gruppo più acido, per quanto riguarda l'acqua, lo vedete bene, è chiaro? Quindi
mercaptani sono più acidi rispetto agli alcoli. E questa mi sembra che sia la reazione che serve per introdurre questo. Ve ne ho messe due. Chiaro, questo è riferito all'acqua dell'H2S. Vi ricordo lo zolfo, per intenderci, è una polvere gialla e ha un odore lo zolfo? Sì. Assolutamente no! Lo zolfo è una polvere gialla inodore. L'odore un po' di uova marce caratteristico delle fonti sulfure non è dovuto allo zolfo, ma è dovuto ad H2S. È chiaro, è questo che ha odore. Chiaro? Benissimo. Allora, qui che cosa potete vedere? Osservate. Allora, facciamo così, se, per quanto riguarda quella domanda. Trasformate la domanda invece che negli eteri, negli epossidi. Comunque c'è anche per gli eteri in ambiente acido la reazione. Ok? Allora, voi che cosa avete? Qua la reazione semplicemente vi fa vedere, invece che direttamente dall'acqua o dall'acido solfidrico, vi fa vedere, quando voi avete l'alcol e il tiolo, la differenza di Kappa. Capito bene sì o no? Questo che cosa vuol dire? Che a differenza di quello che avveniva per gli alcoli, per obbligare gli alcoli ad avere una reazione acida, che cosa avevo bisogno? Bastava l'idrossido di sodio o quello di potassio? No. Che cosa avevo bisogno? Avevo bisogno assolutamente addirittura di un elemento, di un alcalino, è chiaro? Puro. Avevo bisogno di una reazione di ossidazione, non solo una reazione acido-base. È chiaro? Invece, per quanto riguarda i tioli, non è un problema far avvenire la reazione anche con una base forte, come vedete qua sotto. Chiaro sì o no? Vi ricordo che quando è che la reazione è spontanea? Quando da una parte avete acido e base, dall'altra parte avete l'acido e la base coniugati, e come sono questi? Prima sono più forti e dopo sono più deboli. E allora avete la reazione che avviene. È chiaro o no? Benissimo. Ok? Allora, qui c'è l'ossidazione. Vi ricordo che, come vi dicevo, se voi avevate il gruppo C carbonio OH, l'ossidazione come avveniva? Con la formazione del gruppo CO chetonico. È chiaro o no? Siamo d'accordo? Qui l'ossidazione per ottenere questo composto, questo carbonio e zolfo, non avviene. È chiaro sì o no? E l'ossidazione avviene essenzialmente a livello dello zolfo. Qui avete l'esempio, tiolo, è chiaro? Se lo ossido ottengo il disolfuro, chiaro? Invece, se io avessi avuto con gli eteri, non si parla assolutamente di una reazione, non ottengo due ossigeni, si chiamano, se non sbaglio, perossidi, giusto? Se ci sono due ossigeni. Sono molecole decisamente instabili. È chiaro o no? Qui si formano, si rompono anche con facilità, ma si possono riformare, oppure l'ossidazione può avvenire mediante queste due possibilità. Capito? Ci sarebbe ancora una possibilità, cioè l'ossidazione che cosa potrebbe portare? Potrebbe portare a questo composto qua. Allora, vedete? Qui vi ho fatto vedere l'acido carbossilico perché voi capiate. Anche questo si chiama acido solfenico, è chiaro? Lo vedete bene, ho agganciato allo zolfo un gruppo H che però tende a essere in equilibrio in questa forma. Capito bene o no? Quindi vedete, qui non si ha carbonio-ossigeno, carbonio-zolfo col doppio legame, c'è lo zolfo che reagisce. E come reagisce? Può formare dei gruppi di tipo dei gruppi tipo di solfuro, oppure possono agganciarsi degli ossigeni direttamente sullo zolfo. E se ci fosse l'ossidazione, potrei togliere questo idrogeno e agganciare un ossigeno senza avere il doppio legame che c'è qua. Però vi ho detto che in equilibrio non è quelli che si usano di più, i composti più frequenti sono questi, e non l'acido che vi ho detto prima,
questo qua, l'acido solfenico. Chiaro? Sì o no? Sì. Benissimo. Allora, vi ricordo qui che voi avete un composto che viene usato moltissimo nella sintesi. Questo dimetilsolfossido. L'avete già visto, vi ricordate quando ne abbiamo parlato di questo? No. Goce. Solvente polare, ma solvente polare aprotico. Benissimo, brava. Ok? Allora, basta. Chiaro? Quindi, come vi dicevo, ripassiamolo velocemente. Solvente polare aprotico, che cosa vuol dire? Vuol dire che riesce a solvatare bene i cationi o gli anioni? I cationi e gli anioni invece no. Non li solvata. È chiaro? Non li stabilizza. Il fatto che gli anioni non siano solvatati, che cosa implica? Che voi abbiate dei migliori nucleofili, perché se è solvatato l'anione di dimensioni più grandi e tutte le molecole di solvente che stanno attorno all'anione lo rendono un nucleofilo più debole. Chiaro? Va bene? Benissimo. Ok, perfetto. Mi sembra che da questo punto di vista i tioli, per quello che ci interessano, li abbiamo visti. Voglio solo sottolineare due aspetti importanti che hanno i tioli. Due aspetti importanti quali sono? Cioè, non i tioli in generale, ma per esempio quando parliamo, l'anno prossimo parleremo delle proteine, è chiaro? E anche nella biochimica, e anche non solo nella biochimica, esistono dei ponti, delle catene, dei polimeri che sono tenuti assieme con delle catene che hanno questi gruppi S2. Chiaro sì o no? Tipico esempio, dov'è questo? Nei capelli. È chiaro? I capelli naturali, i capelli lunghi, naturali, che cosa tendono a formare? I ricci, perché a causa di questi legami a ponte, che cosa succede? Non possono allungarsi bene i capelli. È chiaro sì o no? Per allungare e togliere i ricci, che cosa si fa? La permanente. Che cosa vuol dire? Che io scaldo. Scaldando, che cosa succede? Automaticamente si rompono. E quindi automaticamente voi potete avere i capelli lunghi. Avete rotto questi legami che obbligano i capelli ad attorcigliarsi. È chiaro, dopo? Capito? Un ultimo dettaglio storico di una certa importanza, la gomma, va bene? La gomma, processo di vulcanizzazione. Vedete, la gomma deriva da la lavorazione, se la piantassimo, mettiamolo via, cellulare, via. Ho detto, la gomma come viene ottenuta? Dalla pianta di caucciù, ok? E il lattice può produrre della gomma, una pessima gomma, adesso i dettagli tecnici non li conosco, ma una pessima gomma. Pessima gomma che cosa vuol dire? Un qualcosa che d'estate appiccicaticcio, gommoso, è chiaro? Sì. E d'inverno qualcosa di estremamente duro e facile che si rompe con facilità. Pensate ai pneumatici che non hanno queste caratteristiche, giusto? Sì. E allora che cosa è successo? C'è stato un chimico che si era innamorato della gomma, esatto, e voleva cercare di valutare questa materia, questa sostanza. Il nome di questo chimico si chiamava Charles Goodyear. È chiaro? Va bene? Che cosa ha trovato? Le gomme delle macchine.
un attimo, veloce, chiedi. Nel 10, cosa c'è nel 10 e nell'11? C'è la figura. Allora, che cosa significa? Tu devi spiegarmi perché ci sono dei valori di acidità differenti in queste tre molecole. È chiaro? Allora, stavo dicendo, Charles Goodyear è riuscito a trovare questo processo che si chiama di vulcanizzazione e si ha introdotto questi legami all'interno della gomma, questi legami a base di zolfo, che ha reso la gomma il prodotto utilissimo che viene sfruttato adesso. È chiaro o no? Ci sono due aspetti curiosi su questo processo di vulcanizzazione. Il primo aspetto è che il povero Goodyear, per fare queste ricerche, no, non è costata così drammatica, la cosa ha dovuto spendere un sacco di soldi ed è finito in prigione per debiti. Poi Napoleone III, silenzio, ogni anno viene conferita in Francia ai personaggi più importanti la Legion d'Onore. Goodyear è rientrato tra questi personaggi e penso che sia stato l'unico a ricevere la Legion d'Onore in prigione. Primo punto. Secondo punto storico, decisamente curioso, la pianta del caucciù, dove si trovava? Dove ha origine? In Amazzonia. In Amazzonia, finché il caucciù non aveva troppo valore, se ne fregavano di queste piante. E allora che cosa è successo? Dopo che queste piante hanno assunto una importanza economica decisamente superiore, grazie a questo procedimento, che cosa è successo? Che delle zone che dell'Amazzonia che non interessavano a nessuno, improvvisamente hanno cominciato a litigare per i confini. Questa scoperta ha fatto sì che ci sia stata una piccola serie di guerre tra Brasile e gli altri per dei territori che prima non interessavano a nessuno. È chiaro? Sì. Secondo, terzo e ultimo aspetto, il Brasile ha fatto una politica economica stupidissima perché, chiaramente, la cosa migliore quando hai una materia prima qual è? Utilizzare il monopolio, vendere, chiudere la bocca. Ma la pianta per sviluppare che cosa ha bisogno? Ha bisogno, per essere produttiva, di almeno 15 anni. Chiaramente le tasse, i monopoli hanno senso, ma uno deve calibrarli, perché a un certo punto le nazioni che cosa hanno cominciato a dire? Le tasse sono così alte che tanto vale che noi prendiamo delle piante di caucciù e le esportiamo in, mi sembra, Indonesia, da quelle parti lì, e hanno introdotto questa coltivazione in queste. Se avessero tenuti più bassi i monopoli, secondo me non sarebbe stato proficuo aspettare 15 anni prima di ottenere degli utili. È chiaro a tutti? Io direi che con questo mi fermo, quindi ricapitoliamo. Che cosa, non è che io voglia molto sugli stioli, che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto, uno, la nomenclatura, giusto? E quindi automaticamente, due, il paragone con gli analoghi alcoli ed eteri, giusto? Per quanto la preparazione dei primari, giusto? E l'ossidazione che avviene in modo diverso rispetto agli alcoli. In più, la possibilità di introdurre questi ponti che sono tipici delle proteine, della gomma e di tutto il resto. Io non penso di sviluppare altri argomenti riferiti allo zolfo. Ok?